Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. È un appuntamento anche per fare un po' il punto della situazione su tre figure fondamentali legate proprio al Consiglio regionale della Toscana. Ecco i titoli, infatti parleremo del garante dei detenuti, quella che è l'apprezzamento per l'attività del 2023, apprezzamento anche per il lavoro del garante dell'infanzia e dell'adolescenza e poi parleremo di un anno di attività del Corecom regionale. Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso apprezzamento per l'attività svolta nel 2023 dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'Aula appunto ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata su proposta della Commissione Affari Istituzionali illustrata in Aula dal suo presidente Giacomo Bugliani con 21 voti a favore, 6 voti contrari e 3 astenuti. La prima Commissione ha trattato l'attività del garante per i detenuti dell'anno 2023 e il Consiglio regionale ha approvato con larga maggioranza la relazione, la risoluzione che è stata proposta proprio dalla prima commissione. Una risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta dal garante, l'avvocato Fanfani, ma che al tempo stesso nel garantire il sostegno al garante auspica una revisione della normativa di riferimento. In particolar modo il garante ha avuto modo di rendere noti i dati della popolazione carceraria, una popolazione che in Toscana si aggira quasi intorno alle 4.000 unità, molte delle quali sono detenuti tossicodipendenti, moltissimi sono stranieri, in Toscana si registra una percentuale di popolazione carceraria straniera del 10% superiore alla media delle altre regioni. In particolar modo ci si è soffermati sulla tipologia di richieste che vengono avanzate al garante e tra queste spicca particolarmente la volontà da parte dei detenuti di avere un confronto diretto con l'autorità garante. Le carceri vanno conosciute per sapere e comprendere fino in fondo qual è la condizione dei detenuti e come tale io credo che la risposta che deve dare una regione rispetto al livello di civiltà è sui livelli essenziali di sicurezza, ma non solo per quello che ci compete, ma di salute e di condizioni di qualità comunque che i detenuti devono avere. Su questo massima attenzione e nel contempo massimo rispetto per il lavoro che il garante sta facendo. Noi siamo convinti di una cosa, che chi sbaglia deve pagare, quindi certe pagine del garante rispetto all'ergastolo ostativo per i mafiosi onestamente non ci sono piaciute, anche se a dire il vero un cambio di prospettiva è suggerita anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma noi diciamo forte e chiaro che per i mafiosi non c'è spazio che il carcere duro sempre, questo deve essere veramente un punto di vista fondamentale da portare avanti. Dobbiamo lavorare per far scontare le pene a chi delinque e proviene da paesi stranieri nei loro paesi, dobbiamo cercare di fare sinergia istituzionale ed evitare speculazioni politiche. Noi abbiamo votato contro perché abbiamo una visione del mondo carcerario che è diversa da quella del garante Fanfani, che pur apprezzo nella sua professionalità, lui vede l'uomo come disposto a collaborare con gli altri, noi invece nell'uomo vediamo anche una capacità di essere anche dannosa agli altri. Questa deve essere punita se commette dei reati, perché la pena deve invitare tutti a non commettere atti che siano ingiusti e dannosi verso gli altri. Per quanto riguarda i percorsi di formazione e istruzione che vengono svolti all'interno di alcune carceri toscane, anche per esperienza diretta abbiamo fatto delle visite a delle carceri come quella per esempio di Volterra, dove ci sono dei percorsi educativi e di istruzione che sono particolarmente virtuosi e che sarebbero da valorizzare. Pensiamo che la regione debba fare di più, la funzione rieducativa della pena è nell'interesse di tutta la comunità, perché l'interesse della comunità è che il detenuto alla fine del proprio periodo di detenzione, quando torna alla vita normale, non ricominci a fare attività criminose e illegali, quello è l'interesse della comunità. Per far questo c'è bisogno che nel carcere si creino dei percorsi di formazione e di inserimento professionale e lavorativo tali per i quali poi il detenuto possa trovare lavoro una volta uscito dal carcere. Da questo punto di vista le regioni, la regione toscana, hanno la responsabilità di creare questi percorsi. La regione toscana fa molto poco, fa delle iniziative che sono più di facciata, penso al teatro in carcere, sicuramente positiva, ma un'iniziativa di facciata rispetto a fare
fare dei veri e propri percorsi di formazione lavorativa. Oltretutto noi abbiamo una grande opportunità che è il carcere dell'isola di Gorgona, che potrebbe essere utilizzato come carcere pilota a livello nazionale, proprio per far lavorare, per far imparare un mestiere a quei detenuti a livello nazionale che abbiano questo interesse. Per la parte sanitaria metto in evidenza che la sostituzione degli ospedali penitenziari non c'è stata, voleva esserci attraverso le REMS, ma le REMS, due soltanto in Toscana, hanno determinato una lunga fila d'attesa, una lunga lista d'attesa, e questo ha comportato che c'è gente a giro che può delinquere o comunque fare situazioni delittuose senza averne percezione, e quindi tutto a carico delle famiglie, e creando delle situazioni estremamente drammatiche come quella che si è creata a Pisa con la morte della dottoressa Capovani. Il Consiglio regionale della Toscana ha anche approvato, esprimendo apprezzamento, l'attività svolta nel 2023 dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La risoluzione è stata approvata con 20 voti favorevoli, 4 astenuti. Peraltro è stata votata invece all'unanimità la proposta di risoluzione collegata e presentata dalla Lega, che chiede che venga riattivato quanto prima l'ambulatorio della continuità assistenziale pediatrica presso l'ospedale Meyer. È stato un anno intenso quello del 2023 per quanto riguarda l'attività del Garante, che si è ancora una volta concentrata su tutte le funzioni tipiche che il Garante assume rispetto alla tutela dei minori nel territorio regionale. Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori. Si sono inoltre portate avanti molte delle progettualità che erano già esistenti nel territorio regionale che connotavano l'attività del Garante, come ad esempio il progetto che si è concentrato sul tema dell'autismo nei minori, e in ogni modo è proseguita l'attività del Garante, della dottoressa Bianchi, sia per quanto riguarda la convegnistica a livello nazionale sia per quanto riguarda l'attività seminariale. Particolare il contributo portato dal Garante alla formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, in quanto l'elenco è stato aggiornato e implementato di ben 38 unità. Vediamo un Garante per l'infanzia un po' distaccato, una sua sorta di autoreferenzialità, a volte ripete le stesse identiche pagine nel corso della sua relazione, lo vorremmo molto più presente in Toscana. Ci sono delle segnalazioni, una parte corposa nella relazione, circa 220, anche per argomenti molto seri come l'inadeguatezza degli ambienti scolastici, le tariffe massime per autobus e per mensa che addirittura hanno portato molti bambini a cambiare scuole, però non vediamo dei dati aggregati. Non capiamo poi da dove provengano questi dati, quindi c'è da lavorare sicuramente per mettere anche più personale a disposizione di queste figure per poter operare meglio. Non nascondo il livello di critica che ho sempre portato avanti nei confronti del Garante, non ho mai condiviso fino in fondo la politica del Garante dell'infanzia, perché ritengo che questo debba essere un servizio che possa dotarsi di un'attività maggiore, propulsiva, e abbia delle possibilità di agire in termini non soltanto di proposta ma anche di risoluzione delle problematiche che oggi nell'infanzia ci sono, non soltanto nella nostra regione, sono ovunque, ma siccome noi l'abbiamo istituito deve essere svolta un'attività più puntuale, più di massima attenzione, più di vicinanza nei confronti delle istituzioni comunali e più propulsiva nei confronti degli enti regionali. Quindi il nostro è un punto di caduta critico, non da ora, da sempre, rispetto a un'attenzione che vorremmo maggiore nei confronti dei ragazzi e soprattutto dei minori. La dottoressa Bianchi è una persona seria, molto preparata e anche molto appassionata del suo ruolo, sta facendo un lavoro immenso e anche con una carenza di organico che ormai è endemica, a cui nessuno provvede e che invece dovrebbe trovare una soluzione. Anche questo corso che lei ha fatto per questi nuovi tutori di minori non accompagnati svolge una funzione fondamentale. Lei dice sempre che gli manca persone, gli manca personale per poter fare quello che vorrebbe fare.
E d'altra parte si deve fare con quello che abbiamo a disposizione. In ogni caso direi che il lavoro è un lavoro encomiabile per quello che ha potuto fare, insomma. Dal Corecom Tour, che ha permesso di far conoscere le funzioni del Comitato Regionale delle Province Toscane alla risoluzione delle controversie, che peraltro ha permesso di restituire oltre 800.000 euro a cittadini e imprese delle Toscane, dal patentino digitale delle scuole a quella che è la vigilanza sulla par condicio, ecco, queste sono diverse e significative le azioni portate avanti nel mondo delle telecomunicazioni e nel sistema dei media locali da parte del Corecom della Regione Toscana. A un anno dall'insediamento del nuovo Comitato, di cui è presidente Marco Meacci, avvenuta il 29 giugno del 2023. È stato l'anno della ripresa delle attività, dell'insediamento del nuovo comitato, che ha lavorato in modo molto corale, molto con grande unità di intenti, sempre all'unanimità, e abbiamo così avviato una serie di iniziative. Una è quella di far conoscere ulteriormente il Corecom in tutta la Toscana. Abbiamo inaugurato questo Corecom Tour in tutte le province della Toscana in collaborazione con l'UPI, e che ci ha permesso di venire in contatto con tante realtà, sia degli operatori dell'informazione, ma delle istituzioni, delle scuole, delle imprese, in modo da far conoscere i tanti servizi e tante attività che il Corecom svolge. Poi abbiamo fatto vari momenti formativi in vista della par condicio con l'Ordine dei giornalisti, abbiamo messo in piedi 4 iniziative in tutte le aree più importanti della Toscana di formazione per la par condicio, che chiaramente è stato uno degli impegni maggiori degli ultimi 2 mesi della campagna elettorale. Il Corecom ha svolto una funzione di vigilanza, di controllo, per garantire il pluralismo e l'equilibrio, in particolar modo anche per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. In gran parte poi ci sono stati adeguamenti spontanei da parte delle varie amministrazioni, per cui un rapporto molto di collaborazione e di interazione. Poi abbiamo messo in piedi varie iniziative, vari bandi che continueremo, e poi diciamo che oltre alle tante attività svolte, in prospettiva già stiamo lavorando sull'autunno. In particolar modo a fine settembre, inizio ottobre, ospiteremo un convegno nazionale organizzato insieme ad Agicom su tutto il tema delle conciliazioni telefoniche, che è uno dei grandi settori di maggiore impegno del Corecom. E poi faremo gli stati generali dell'informazione, abbiamo già dato l'incarico a IRPET di fare un'indagine conoscitiva e ricognitiva su tutto il sistema dell'informazione in Toscana. E poi anche rispetto alle conciliazioni, fra l'altro sottolineo che in questo anno sono stati restituiti oltre 800.000 euro ai cittadini e alle imprese attraverso le conciliazioni, l'83% si è addivenuti a degli accordi attraverso questa fase, però vogliamo far conoscere sempre di più questo servizio, che non sempre i cittadini conoscono, che è un servizio gratuito che Corecom svolge. Per cui sulla falsa riga del Corecom Tour poi faremo anche una specie di concilia web tour in Toscana, almeno in alcune delle realtà più importanti e più significative. Sottolineo con particolare soddisfazione, a nome di tutto il Comitato, anche del rapporto molto positivo sia con la quinta commissione consigliare che con il Consiglio regionale, visto che gli ultimi atti del Corecom sono stati approvati sempre all'unanimità all'interno del Consiglio. Per cui vogliamo continuare ancora con più impegno, con più entusiasmo, perché appunto il Corecom può svolgere una funzione importante a servizio di tutta la comunità toscana. Il Corecom è un po' un fiore all'occhiello delle nostre attività istituzionali, e voglio davvero ringraziare tutti, perché l'obiettivo che noi ci diamo è fare in modo che ogni singolo cittadino, da chi vive nel comune più grande a chi vive nel borgo più piccolo, possa avere accesso agli stessi diritti, e credo, insomma, il lavoro del Corecom in questi anni si stia andando esattamente in questa direzione. E con l'attività del Corecom si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo, per tutte le informazioni, www.inconsiglio.it. Vi aspetto come sempre tra 7 giorni qua, Dentro il Consiglio.